Piccola parentesi, ho il cane che sembra un cavallo, ecco, sa che deve andare giù e sembra un cavallo imbizzarrito. Allora, piccola parentesi, prima di il ciuffo c'è sempre, di far partire il video, ho dimenticato di dirvi che questo look va benissimo se volete andare a mare, se volete andare in piscina, se volete piangere, se vi dovete preparare per una festa, se vi dovete preparare per andare a fare una discussione, sapete che dovete star male, dovete piangere, dovete... Insomma, va bene ragazze, va benissimo. Che altro dovevo dirvi? Credo di aver finito, parlo fin troppo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi e ciao ragazze! Allora, look interamente waterproof, tranne per un piccolo dettaglio. In realtà, quando ho girato questo video, allora, non avrei dovuto fare la base prima, perché ecco, la mia intenzione era quella di proporvi questo look senza applicare del fondotinta, un qualsiasi genere di fondotinta, proprio perché quasi nessun fondotinta è resistente all'acqua, cioè è difficile trovare un prodotto, un fondotinta che sia resistente all'acqua. Io almeno non ne conosco di fondotinta resistenti all'acqua, poi se ne conoscete alcuni fatemelo sapere. Ultimamente sto utilizzando un fondotinta, ma non mi sta piacendo affatto, tranne per il fatto che è matte, ed è questo qui di Rimmel che ho su in questo momento. L'effetto è molto molto naturale, ma sembra quasi, ok, sto ciuffando, sembra quasi una BB cream, non copre chissà quanto. Comunque, fatto sta che appunto il trucco è interamente waterproof perché appunto ho utilizzato questi due gel eyeliner di Essence, poi ovviamente li vedrete meglio nel video. E niente, poi ho utilizzato un mascara waterproof e per finire una tinta per labbra. Io ho dovuto fare la base perché per forza di cose, sapete i miei problemi di acne, non mi va di presentarmi in un video senza base, però ecco, sarebbe preferibile fare questo trucco senza aver un filo di fondotinta. Ovviamente questo è per chi ha la pelle quasi perfetta, e chi non esige di fondotinta io consiglio assolutamente di non metterlo, anche perché va a ostruire i pori del viso, cioè io se potessi non lo metterei, cioè anche se magari ho solo un brufoletto non avrei messo il fondotinta perché io non lo sopporto, cioè mi sento proprio opprimere il viso, però lo metto perché non posso uscire con le chiazze, ecco, sul viso, non è bello. E niente, quindi dicevo, spero che il tutorial vi possa interessare, vi possa essere utile. Io, vi ripeto, ho utilizzato questi due gel eyeliner, però se volete ovviamente potete utilizzare dei colori diversi. Ragazzi, io vi mando un mega bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi! Che andrò ad applicare è questo gel eyeliner di Essence. Io ho scelto questa colorazione ed è un verde molto molto chiaro, quasi grigiastro. Ne vado a prelevare un po' con un pennello a lingua di gatto e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Se volete vi è più comodo, magari potete utilizzare le dita per lavorarlo meglio, però calcolate che essendo un eyeliner in gel waterproof tenderà a seccarsi molto rapidamente, quindi prima lo stendete e meglio è. Vado a prelevare un altro po' di prodotto con la punta e lo vado praticamente ad applicare sotto le ciglia inferiori. Vado a sporcare le ciglia inferiori.
Sempre con lo stesso pennello vado a prendere questo colore, ed è sempre un altro gel eyeliner di Essence, però in una colorazione diversa, è viola, lo 03. E appunto lo vado a passare sopra il verde che abbiamo applicato sotto la rima inferiore, proprio per dare un contrasto diverso. Infatti il risultato è questo, un colore un tantino più scuro, perché il viola che ho è comunque un po' spento. Vado a prendere un mascara waterproof e lo applico sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori. E niente ragazzi e ragazze, il look è completato, l'ho completato con una tinta per labbra, perché comunque la tinta per labbra resiste di più rispetto al rossetto, però non ho applicato appunto il lucido, perché comunque il lucido tende ad andare via e solitamente tende a portare via anche la tinta, quindi la lascio opaca, resta comunque il colore sulle labbra e l'effetto resta comunque molto molto carino. Niente ragazzi e ragazze, il look è terminato, io spero vi sia piaciuto, vi mando un enorme bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!